Allora, stavamo parlando di pomodori, no? E è andato a prendere questi deliziosi pomodori essiccati, quindi questi qui vanno bene per tutto, da mettere sott'olio, insomma, per diverse preparazioni. Parliamo un attimino di questi pomodori, che hanno veramente un odore meraviglioso, veramente meraviglioso. Sì, è un po' difficile anche farli così, perché bisogna stare attenti all'umidità e portarli via. Molti li lasciano fuori e poi mi dicono che, come Andrea, che sono diventati bianchi, cioè Tutto è bianco, come una muffa completamente. sono tutti ammuffiti, proprio perché bisogna tenerli fuori nei momenti in cui c'è il sole e non ci sia umidità e portarli via la notte, perché la notte è sempre un po' umida. Infatti Andrea mo ha capito come deve Io ho farlo. capito e ci riprovo. Comunque tenevo a dirle che noi, il cooking non è uno show, ma è soltanto una dimostrazione, ma si fa tutto dall'antipasto fino al dolce e ognuno esce che sa cucinare quello che ha cucinato e mangiato durante il corso di cucina. Quindi parliamo un pochettino più praticamente. Come primo, utilizzando sempre una pasta di alto livello, quale può essere la pasta Quintaluna, che è una Infatti pasta questi li usiamo eccezionale, noi. oltre che alle uova e al pesce di prima qualità, le uova le ho raccolte personalmente dal pollaio, quindi insomma sono freschissime, il tutto veramente confermato che è freschissimo. Quale sono un menù tipo, quale può essere un menù tipo di una giornata? Quindi andando a raccogliere giustamente tutti i peperoni, i pomodori, eccetera. Diamo la parola al chef. Chef. La dieta mediterranea prevede l'utilizzo esclusivo di verdure. Verdure perché è una dieta povera. Dieta povera nel senso che erano le cose che uno produceva nel giardino senza andare necessariamente nel mercato, nel supermercato a comprarle. Oggi tutto ciò è cambiato. La globalizzazione non solo ha distrutto la qualità del prodotto, ma ha permesso che queste verdure si potessero mangiare durante tutto l'anno, da gennaio fino a dicembre. Quindi noi, a seconda della stagione, per esempio adesso siamo ad agosto, stiamo entrando al mese di settembre, usiamo ancora le melanzane, le zucchine, la zucca lunga, i pomodori, una base importante, alternata, ripeto, con la pasta, questa pasta per noi è il top, è Fondamentale. fondamentale, con il pesce. Faccio un esempio: oggi abbiamo fatto questo, stiamo organizzando questo corso con questi nostri amici. Abbiamo ideato questo tipo di menu. Alterneremo i peperoni con diversi colori, il testing, la qualità dell'assaggio non cambia, ma per una presentazione carina, si mangia anche con gli Con gli occhi, occhi, è vero. alterneremo tre diversi colori, il rosso, il verde, il E giallo. come li cucini Lo questi peperoni? cucineremo in fricassea. Il fricassea è una metodologia molto classica e leggera. Le verdure cuociono in umido, conservando tutte le caratteristiche organolettiche e anche le vitamine. E le alterneremo con i gamberi pescati nel Golfo. Golfo intendo dall'isola di Capri, di Ischia, di Procida, fino al largo di Capodurso, con la mentuccia fresca e il limone sfusato da Amalfi. In primo piatto, invece, avevo chiesto al partecipante, caro amico Andrea, di tagliare le melanzane. Ha provveduto a tagliare le melanzane un pochino più larghe del solito, perché le alterneremo a questa bella pasta classica, o il paccheró o il mezzo paccheró, sempre di Quintaluna. È una pasta che rimane molto bene al dente, si conserva molto bene, cottura veramente regolare, e viene alternata con i pomodorini, adesso di questo tipo ciliegino, però non del Pachino, è una nostra particolarità che useremo anche per fare I i pomodori pomodorini secchi. secchi. E aggiungeremo della provola di Agello dei Monti Lattari, provola affumicata e basilico fresco. E beh, insomma. Invece il secondo piatto prevede una pesce del Golfo. Oggi l'albergo ci ha messo a disposizione delle bellissime orate, sempre del Golfo. Non meravigliatevi se qualche volta può capitare che il pesce è di allevamento. Quando il pesce è di allevamento, oggi c'è la sicurezza che il pesce venga dall'Italia e Bene. che non venga dai mercati
cinesi o orientali. Esatto, che questa è una grande garanzia, come un po' tutte le cose. Sì. Per quanto riguarda invece le verdure, avete visto che sono eccezionali, e il pesce lo cuoceremo invece con foglie di prezzemolo insieme a, ad alternate a barchette di melanzane, come abbiamo già preparato. Una sorta di... Che ore sono, scusa? Sono intorno alle 8 sarebbero qua. Ecco. insomma, lo stomaco, ecco, sì, no, infatti poi tu mi stai facendo venire fame perché stai raccontando tutto in maniera molto precisa, molto dettagliata, e insomma, cosa dobbiamo dire? Beh, ci divertiremo sicuramente, perché loro avranno sicuramente la voglia di imparare qualcosa. Noi abbiamo voglia di mangiare, quindi siamo tutti felici, sì, e contenti, insomma, no. Ecco. Bene, allora, senti, se vuoi aggiungere qualcosa di questa tua tenuta, insomma, di questo tuo particolare habitat veramente particolare, perché comunque è un luogo di aggregazione anche, il fatto di raccogliere insieme le verdure, il fatto di poi cucinarle con la soddisfazione di averle raccolte, di mangiarle, è una cosa che fa star molto bene e unisce comunque le persone abituate invece sempre a questa comodità troppo facilona. Ecco. Lei ha centrato sicuramente l'obiettivo che lo staff, il manager dell'albergo, il signor Vincenzo Parrumbo, si è imposto sin dall'inizio. Cioè quello di rendere la vacanza che già Ravello è capace di offrire in modo particolare, con una cucina ad altissimo livello, perché la scuola di cucina è anche quell'intenzione, cioè di rendere un pomeriggio piacevole, un dinner, esatto, una cena o un pranzo a pranzo, un momento non soltanto di convivio, ma anche un momento per gustare i sapori antichi. È qua vero. È il posto ideale. È il posto ideale. Lo dico io, mi dispiace, perché poi è come è vero. Voi avete visto, siamo nel paradiso terrestre. Veramente. Posso dire che, avendo raccolto gran parte di tutta questa roba che è stata cucinata, e comunque avendo passato un bel pomeriggio in vostra compagnia, è stato molto molto, a parte che costruttivo per la persona, perché comunque abituata a Milano dove tutto è industriale, dove tutto è confezionato, ho passato un bel pomeriggio a riscoprire i veri valori comunque della natura, e un pomeriggio ogni tanto farebbe bene a tutti venire a provare questa esperienza. A Ravello, giustamente, perché uniamo il mare, il bel mare, i bei posti, la costiera, al buon cibo, al cibo naturale, e comunque allo stare insieme in maniera ancora genuina, come era una volta. E io, dal Villa Santa Maria, dal nostro chef e dal proprietario e dai allevi, insomma, dai partecipanti e da coloro che mi hanno tenuto la compagnia tutto il pomeriggio, vi saluto. Il tour Pastestate, oddio mio, mi cade il cappellino, continua, vi saluto, baci a tutti, venite a trovarci. I partecipanti stanno preparando anche la mise en place, perché questo anche prevede il corso. Vorrei ricordare, era doveroso, che il ristorante di Villa Maria non solo è già conosciuto nel mondo da tutti i numerosissimi ospiti che ci fanno visita, è premiato dal Gambero Rosso, una stella Michelin, e lo chef Carluccio della BBC con altri famosi chef anglosassoni è presente, e senza dimenticare anche il carissimo, un saluto approfitto, Dave Rocco, che è uno chef famoso canadese che usa il nostro luogo per non soltanto per momenti di convivio, ma anche per scambio di ricette culturali.